La Fondazione Patrizio Paoletti ha dedicato la propria attività italiana ed internazionale all'educazione, alla comunicazione intesa come condivisione. E oggi comincia l'ottava edizione della Carovana del Cuore, che toccherà gran parte del nostro paese, cercando di sensibilizzare coloro che saranno incontrati da questo viaggio e durante questo viaggio sensibilizzare alla vita da vivere in modo appassionato, appassionatamente. In particolare questa ottava edizione sarà legata a tre elementi portanti. Il primo è la condivisione con le persone che vivono in Emilia-Romagna la difficile esperienza del sisma. Portare condivisione, portare aiuto, portare carità, ma dando alla carità il senso pieno, che è condividere il problema, dare una mano fisica, vera, condividendo il problema. Il secondo aspetto che verrà toccato in questa edizione è quello dei diritti dell'infanzia. Sono molti e numerosi. Io ne volevo soltanto cogliere uno, quello del valore di dare ad ogni bambino una famiglia, perché solo se un bambino è curato dalla famiglia può contare sulla famiglia quale elemento di esempio e trasmissione dei valori. Solo in questo caso il bambino potrà contare su insegnamenti che gli saranno utili. Un terzo ed ultimo aspetto è quello che la Carovana del Cuore cercherà di risvegliare in ognuno di noi il senso alto, l'orgoglio del nostro paese, dei valori del nostro paese. L'orgoglio del nostro paese è nato perché noi siamo un paese di ispirazione, direi, francescana, ove l'umanesimo è legato alla capacità di vedere sempre e comunque nell'altro un valore. Ecco, credo che la Carovana del Cuore sia utile, sarà utile per far risvegliare in ciascuno di noi il valore alto dell'umanesimo, il senso alto del dono, il senso mirabile del sapersi donare agli altri. La passione è stato uno degli elementi portanti dell'attività della Fondazione Patrizio Paoletti, una passione che significa sogno, ma un sogno teso a raccogliere dentro di noi le migliori energie per poi realizzare concretamente questo sogno, per vedere questo sogno nella concretezza della quotidianità. Credo che la Fondazione Patrizio Paoletti, ed è questa forse la sintesi dell'attività mirabile di questi anni, attraverso l'educazione, la comunicazione, la condivisione, ha assunto sempre un modello, direi uno stile di vita, di persone che utilizzano il noi, utilizzano la condivisione per creare progetti positivi, innanzitutto per noi stessi, per le nostre famiglie e soprattutto per le persone e le comunità che ancora una volta in questa ottava edizione incontrerà la Carovana del Cuore della Fondazione Patrizio Paoletti.